Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro BlackG Tutorial e in questo video farò l'unboxing e la recensione dell'iPhone 5 Charger Dock. Molto semplicemente questa è una base caricatrice per il nostro iPhone 5 o iPod Touch 5, in quanto è dotata del connettore Lightning. Iniziamo! Come prima cosa voglio fornirvi un valido link per comprare questo prodotto. Io l'ho comprato da Amazon al prezzo di 11 euro e dopo 5 giorni mi è arrivato questo pacco che ora andrò velocemente ad aprire. Dentro al pacco troviamo ovviamente il nostro dock per l'iPhone 5 inscatolato e alcune informazioni personali dell'acquisto. La confezione è veramente molto contenuta, proprio come un prodotto Apple. Davanti abbiamo una piccola immagine dell'iPhone 5 e appunto del dock, mentre dietro abbiamo il dock senza iPhone che ci permette di capire meglio come è fatto il prodotto. E infine, ai lati, abbiamo le due colorazioni del prodotto, ossia bianco e nero. Ma detto questo, apriamo la scatola e come vediamo all'interno c'è dentro solamente la base dock, quindi il cavo Lightning dovremo procurarcelo noi. Il dock ovviamente è protetto da una pellicola che ora andrò velocemente a rimuovere. Ed ecco qui la nostra docking station. Ora vi farò vedere come funziona. Come vedete, la base dock è composta da due elementi, il connettore Lightning sopra. E dietro abbiamo il foro per far sì che un altro cavo Lightning entri. Vediamo subito come funziona. La prima cosa da fare sarà collegare il nostro iPhone 5 o iPod Touch 5 alla docking station, in questo modo. Ora che il nostro iPhone è ben fissato alla docking station, dobbiamo far arrivare corrente. Quindi muniamoci di un cavo Lightning, va benissimo anche quello che abbiamo trovato regolarmente nella confezione quando abbiamo acquistato l'iPhone 5, e colleghiamone l'estremità Lightning alla docking station. E l'estremità USB abbiamo la possibilità di collegarla a due sorgenti di corrente elettrica diverse. O la colleghiamo al nostro computer inserendola nella porta USB, oppure possiamo anche tranquillamente inserirla nella presa caricatrice che troviamo quando acquistiamo l'iPhone e successivamente inserire la presa caricatrice in una presa di corrente. Fatto sta che una volta collegata l'estremità USB a una fonte di corrente elettrica, come vedete l'iPhone inizierà a caricarsi. Quindi, ricapitolando, bisogna inserire il nostro connettore Lightning nel foro che c'è sul retro del prodotto e collegare la parte USB o a un computer o a una presa elettrica di casa. Dopodiché sarà sufficiente prendere il nostro iPhone 5 o iPod Touch 5 e inserirlo sopra la docking station e come vedete andrà in carica. Quindi in questo video vi ho fatto l'unboxing e la recensione dell'iPhone 5 Docking Station. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di seguirmi su Twitter e su Facebook. Un saluto, ciao a tutti!